Mi è piaciuta la definizione dell'industria turistica come laboratorio dell'ultra precarietà. Questo ci interessa anche perché quando ci dicono appunto puntare sul turismo come settore per l'Italia di fronte a processi di deindustrializzazione, innanzitutto andiamo a collocare e capire di che si sta parlando e poi andiamo a capire quali sono le condizioni di lavoro, e quindi è importantissimo anche vedere come questo è un elemento che tu sottolineavi che è molto importante, che è quello del rapporto tra l'ultimo passaggio che dicevi molto chiaramente, del rapporto tra le varie tipologie contrattuali, e quindi anche quando ci organizziamo sui posti di lavoro di non riprodurre le differenze contrattuali. E quindi noi che appunto abbiamo uno sportello legale, una camera del lavoro e proviamo a utilizzare gli strumenti sindacali, impattiamo molto spesso nella difficoltà di organizzare i lavoratori anche lì dove ad esempio una CGIL ti struttura il suo sindacato con un settore dedicato ad hoc sulla precarietà che è la NIDIL, quando c'è invece bisogno proprio di unirli i lavoratori al di là delle differenze contrattuali, perché proprio in questo momento su uno stesso posto di lavoro ti trovi tipologie contrattuali differenti e tu hai l'esigenza di metterli insieme, i lavoratori più forti con quelli più deboli, mentre invece ci mettono questa trappola della divisione tra precari e dipendenti a tempo indeterminato, oppure tra giovani e vecchi, oppure tra disoccupati e lavoratori, oppure tra stagisti e precari. Sono tutte differenze e sono tutte trappole della guerra tra lavoratori che non ci fanno, che ci fanno solo male. Quindi poi tutti i dati che ho visto che molti scrivevano sono disponibili, e tutti i materiali delle iniziative di questo ciclo di incontri li pubblichiamo tutti sul sito di Per un'altra città, e poi li rimettiamo sul Facebook dello Spazio Inchiostro e del Clash per appunto, perché ci sono dati davvero sensibili e importanti che è importante conoscere per dare gambe e per dare e argomentare meglio le nostre lotte, anche lì dove spesso ci troviamo una inconsapevolezza da parte dei lavoratori. Lì spesso dove c'è il passaggio tra la formazione, in particolar modo nel passaggio tra la formazione, sempre meno formazione perché già all'interno della formazione si lavora, ma nel passaggio tra la formazione e il lavoro c'è sempre questa, noi l'abbiamo chiamata economia della promessa, no? Dire accetta qualsiasi condizione perché tanto poi arriverai al posto, e quindi al posto fisso. E quindi è importante anche avere gli strumenti argomentativi e i dati per poter smontare questa ideologia col quale depotenziano le nostre lotte. E invece passo la parola a Maurizio, che ci fa anche ci dà anche un po' di speranza rispetto proprio a quello che diceva Rossana sulla possibilità che non è scritta l'ultima parola, ma che anzi anche dove nel lavoro nero, che è proprio un ambito difficile da organizzare perché il contratto non c'è, come li avete scovati questi lavoratori e come è possibile organizzarli? Grazie mille per l'invito, prima di tutto. Grazie mille per l'invito, prima di tutto. Ci sembra importantissimo parlare di turismo e del mutamento anche dell'area urbana da un punto di vista dei lavoratori e delle condizioni di lavoro, proprio perché mi è piaciuta molto anche la frase della locandina, che cioè entrare nei divieti d'accesso dell'industria turistica napoletana, dove i lavoratori stanno resistendo e vincendo. Cioè, che è una frase che è molto legata a quello che disse anche Marx nel Capitale, nel libro 1 del Capitale, cioè fare ricerca, approfondimento per organizzare, lottare e anche vincere le lotte. Perciò Napoli è una città molto specifica, secondo me. Parlare di Napoli è legata anche alle crisi che hai menzionato tu. Secondo noi Napoli comunque c'è una crisi generale già da più del 2008, cioè una cosa che è data già da più tempo, e il mutamento di Napoli come città turistica è avvenuto soprattutto anche nel 2011, quando c'è stata l'elezione di De Magistris come nella sua prima amministrazione come sindaco di Napoli. Una risposta che lui ha dato anche a questa città, lui ha identificato il turismo sia come un elemento economico, anche come un elemento simbolico
per rilanciare la città dopo tutti gli scandali dei rifiuti, eccetera. Perciò il turismo è pure legato a una prospettiva, cioè, politica, nel senso cambiare proprio la città, ma non solo, perché comunque sono pure gli sviluppi internazionali che hanno portato al fatto che pure l'Italia è diventata una meta turistica per tantissimi turisti a livello mondiale, perché con la crisi, per esempio, in Turchia, che è stata comunque anche una concorrenza per l'Italia o anche per la Spagna durante i primi anni 2000, con la crisi in Turchia tantissimi si sono ritrovati a venire in Italia a livello turistico. Per darvi due o tre elementi anche statistici per capire meglio come è cambiata Napoli, praticamente a partire dal 2010-2011 c'è stata questa crescita esponenziale del turismo a Napoli. Per esempio, la percentuale di occupazione delle camere d'albergo nel 2010 stava ancora al 35%, nel 2014 già all'86%. La permanenza media del turista nel 2012 a Napoli era di 2,6 giorni, nel 2013, cioè un anno dopo, si è quasi raddoppiata al 4,2 giorni. I dati assoluti anche dei turisti all'anno, nel 2008 c'erano 1,7 milioni di turisti, invece nel 2013 già quasi 3 milioni di turisti. Un'altra cosa, un altro indice che dimostra bene questo sviluppo è i musei, cioè i musei che hanno registrato un aumento del 15% degli ingressi e un 17% di incassi e oltre 4,3 milioni di visitatori rispetto all'estate scorsa, parliamo del 2017, cioè comparazione 2016-2017. Anche l'aeroporto di Capo Chino, che per i mesi di luglio e agosto 2017 ha contato più di 1 milione di passeggeri in transito, cioè sono il 30% in più rispetto all'anno prima, sono cifre comunque importanti. E una cosa che è anche interessante vedere che Napoli viene preferita dal 64% dei visitatori in Campania, cioè i visitatori scelgono più Napoli che Sorrento, Capri, Positano, eccetera. Eppure questa è un'inversione di tendenza, proprio legato anche a una politica dell'amministrazione per rilanciare Napoli come città e come meta. La cosa interessante, naturalmente, se c'è questa volontà politica di cambiare Napoli, di dare una risposta alla crisi economica, ma anche alla crisi politica di una città, vuol dire che ci sarebbe pure la possibilità politica di cambiare le condizioni di lavoro, perché chiaramente la situazione a Napoli non è che è cambiata tantissimo a livello di lavoro e di precarietà. Quelli che già avevano delle attività economiche che andavano bene, col turismo si sono visti crescere ancora di più la ricchezza, invece a livello lavorativo, come già stato detto anche, si è visto aumentare lo sfruttamento. Questa constatazione ha portato anche noi del Clash City Workers e della Camera Popolare del Lavoro di Napoli a identificare il lavoro a nero e il lavoro nel turismo come un ambito per intervenire. Si è sviluppata questa campagna contro Napoli Sotterranea, questo è il secondo punto che voglio approfondire, cioè Napoli Sotterranea come struttura turistica, come sito turistico di Napoli, uno dei più importanti siti turistici di Napoli. Napoli Sotterranea è un sito turistico che esiste da più di 30 anni, che sono degli acquedotti greco-romani nel sottosuolo di Napoli, che sono stati trasformati poi durante la guerra in rifugio per i soldati, o anche nel dopoguerra sono stati deposito di rifiuti. C'è tutta una storia attorno a Napoli Sotterranea, che 30 anni fa più o meno è stato però ripulito tutto e dato in gestione dal comune a questa associazione, questa ONLUS Napoli Sotterranea. Tutta la questione della concessione è molto complicata, perciò non entrerò neanche troppo in materia su questa questione, perché praticamente le amministrazioni prima hanno dato in concessione a Napoli Sotterranea
la gestione di questo sito turistico, e l'amministrazione attuale non capisce neanche bene come è stata data questa concessione. Si sa solo che nel 2020 ci sarà un rinnovamento della concessione, e a quel momento ci sarà la possibilità anche di capire meglio, forse, cioè, ovviamente adesso già stiamo tentando di capire meglio, ma di mettere in questione chiaramente l'associazione Napoli Sotterranea, il gestore del sito. Comunque, la procedura non è trasparente per niente, c'è, cioè, anche proprio l'amministrazione che dice che non riesce a risalire alle... Sì. A livello di cifre, pure Napoli Sotterranea ci stanno 100.000 visitatori all'anno per un'entrata di 10 euro a turista, perciò c'è più o meno 1 milione di euro che viene prodotto solo in quel sito turistico all'anno. Ma Napoli Sotterranea non è solo il sito turistico, ma è anche una pizzeria, è anche un bed and breakfast, è anche un bar, tutto legato e gestito da questo personaggio che si chiama Enzo Albertini, che da più di 30 anni sta là. Enzo Albertini, è anche importante capire la persona, perché Enzo Albertini ha 18 immobili di sua proprietà nella città di Napoli, è un capitalista che non guarda in faccia a nessuno, ha tantissimi contatti anche a livello istituzionale, perciò è una persona molto potente a Napoli, e questo si è visto pure durante tutta la mobilitazione che stiamo facendo su questa questione. Per venire un po' al sodo anche della cosa, cioè alla situazione lavorativa, alla mobilitazione dei lavoratori, a Napoli Sotterranea, e queste sono tutte testimonianze dirette che abbiamo raccolto, la cosa da capire è che praticamente la situazione lavorativa è così che non esistono contratti, cioè le guide turistiche, qua parlo delle guide, vengono assunte da un giorno all'altro, praticamente c'è una flessibilità estrema sia all'entrata, perché si inizia a lavorare, a fare la guida dopo aver fatto solo un giro formativo, cioè non esiste nessuna formazione iniziale, nessun accompagnamento vero, ma allo stesso tempo la flessibilità estrema esiste pure all'uscita, cioè da un giorno all'altro non ti chiamano più per andare a lavorare, forse perché c'è stato un piccolo conflitto, forse perché un turista si è lamentato, forse perché, cioè, ci stanno varie ragioni per le quali praticamente uno non viene più, una guida turistica non viene più chiamata per andare a lavorare. Chiaramente anche là è lavoro su appello soprattutto, cioè uno viene chiamato per andare a fare la guida. I turni lavorativi sono massacranti, cioè un giro turistico a Napoli Sotterranea dura più o meno un'ora e mezza, e tantissimi lavoratori, tantissime guide ci hanno raccontato che hanno fatto dalle 4 alle 6, dai 4 alle 6 giri di fila, senza pausa pranzo, sempre in gruppi tra i 10 e i 25 turisti, perciò comunque una responsabilità molto grande, perché anche le vie dentro Napoli Sotterranea sono molto strette, sono tantissime scale, è scuro e umido, infatti la situazione è così che si calcola tipo un 90% di umidità là sotto, situazioni del genere, senza luce, cioè vengono usate candele per illuminare il luogo, una cosa anche molto pericolosa, perché c'è il fuoco, qualcosa si può pure accendere, cioè non esistono nessune misure di sicurezza anche in quel riguardo. Poi a livello di paga, la paga media è di 4 euro all'ora, il pagamento avviene a fine giornata lavorativa, cioè uno è pagato ogni giorno praticamente, e la cosa anche molto, molto speciale a Napoli Sotterranea è che esiste un divieto di prendersi le mance, cioè se il gruppo di turisti praticamente vuole dare una mancia alla guida perché ha fatto un buon lavoro, la guida non può prendersi la mancia, perché se si prende la mancia viene licenziato subito. Spessissimo la situazione è così che i turisti poi danno la mancia ai responsabili di Napoli Sotterranea, e si presume che praticamente poi vengano pagati con quella mancia, cioè Napoli Sotterranea in questo senso non deve neanche pagare costi di lavoro, ma sono le mance che vengono date dai turisti, che vengono utilizzati come paga.
Poi gli straordinari non sono retribuiti, esiste come un obbligo di fare pubblicità per gli altri esercizi commerciali legati all'associazione, cioè, il giro di Napoli Sotterranea passa anche davanti al bar, perciò là uno deve far presentare il bar come un bar buono, che fa il caffè buono, eccetera, eccetera. Poi esistono anche mansioni extra, cioè testimonianze che ci raccontano che le guide dovevano fare anche la spesa per i responsabili, dovevano andare a prendere il caffè per i responsabili, dovevano fare pulire il sito anche, cioè pure tutte le mansioni sono praticamente, non sono legate esclusivamente alle attività di guida, ma esistono anche altre. Sì. Questo più o meno sulla situazione lavorativa, come detto queste sono tutte le testimonianze dirette da lavoratori che vi presento. La cosa interessante è anche vedere la composizione dei lavoratori, cioè la composizione sociale. Si tratta soprattutto di studenti di lingue, in primo luogo sono veramente studenti di lingue che fanno questo lavoro, anche perché l'interesse naturalmente Napoli Sotterranea è conosciuto a livello mondiale, tantissimi turisti che arrivano a Napoli la prima cosa che vogliono fare è andare a Napoli Sotterranea, perciò esistono anche guide che presentano il sito in inglese, in cinese, in spagnolo, eccetera, in tedesco, e perciò l'elemento della lingua è importante. Tantissimi studenti, sia durante gli studi che anche dopo la laurea, a fine studio, comunque vanno a portare il curriculum là. Si tratta spesso anche della prima esperienza lavorativa per queste persone. La cosa importante da capire è anche che non si tratta di guide abilitate ufficiali. Nella regione Campania esiste un concorso specifico per avere il patentino da guida, e invece questi due lavoratori che siamo entrati in contatto, nessuno ha questo patentino, vuol dire che sono tutte guide non abilitate, non ufficiali. E questo crea una concorrenza anche all'interno di tutto questo gruppo sociale di guide, perché durante la mobilitazione ci hanno contattato poi anche guide di altri siti turistici che praticamente sono ufficiali, che hanno il patentino e che si vedono messi sotto pressione proprio da questi studenti che iniziano a fare la guida. Delle volte con un atteggiamento un po' corporativistico, nel senso dobbiamo proteggere la nostra professione, e questo è proprio anche una sfida sindacale, praticamente una sfida per noi come la Camera del Lavoro, anche di opporre il lavoratore a nero e il lavoratore e la guida ufficiale, ma di comprenderli come un gruppo sociale che deve lottare per migliori condizioni di lavoro. L'Università di Napoli, l'Università Orientale, praticamente organizza o sviluppa delle convenzioni per tirocini con gli enti pubblici o anche con private, associazioni, onlus, eccetera, e Napoli Sotterranea praticamente è anche integrato in questa convenzione, cioè sulla base dello statuto dell'associazione e su una valutazione delle attività formative il rettorato prende una decisione finale con quali associazioni, con quali gruppi privati, eccetera, sviluppare questa convenzione di tirocinio. Esiste pure una convenzione con Napoli Sotterranea. L'organizzazione, il collettivo studentesco legato all'OPG, il CAU, praticamente è andato a interpellare anche il rettorato per capire meglio come si sono sviluppate queste convenzioni, e parlando con la persona responsabile dell'amministrazione, infatti hanno detto loro che la situazione è veramente grave a Napoli Sotterranea, perché nel senso che quando c'è la possibilità, quando non c'è una richiesta specifica da parte dello studente che deve fare il tirocinio, esitano ad attribuire il tirocinio al Napoli Sotterraneo, perché queste problematiche sono conosciute, che non sono pagati bene, che vengono sfruttati ad alti livelli, tipo di dover pulire il sito, eccetera. Cioè queste problematiche non sono nuove, ma solo tramite la mobilitazione praticamente della Camera del Lavoro con i lavoratori a nero siamo riusciti anche a portarli al pubblico. Per capire adesso anche un po' da un punto di vista un po' più astratto di distanza, quale capacità di organizzarsi, quale potere strutturale anche hanno i lavoratori a nero in un sito turistico,
Interessante a capire che praticamente cioè il settore turistico napoletano sta crescendo tantissimo, sta in espansione, ci stanno tantissimi investimenti anche nel turismo napoletano, perciò a questi livelli praticamente i lavoratori avrebbero pure una forza, un potere strutturale per incidere sulle condizioni di lavoro, cioè la loro posizione nel mercato di lavoro è positivo in questo senso. Però il problema è che il posto di lavoro, cioè strettamente il posto, è molto precario, come abbiamo sentito dire, c'è un'iperflessibilità, è un lavoro subordinato e perciò è anche precario in riguardo al potere strutturale, cioè di poter influenzare positivamente sulle condizioni di lavoro. Dall'altra parte esiste la questione del potere, cioè il potere, la forza di associazione, come creare gruppo, come creare forme organizzative tipo sindacati, collettivi eccetera per questi lavoratori. Chiaramente esiste anche una difficoltà perché c'è un ricambio continuo della forza lavoro in questi ambiti che sono a nero, un ricambio legato sia a una strategia dei lavoratori stessi che dopo un certo punto dicono ciao, me vado perché il lavoro non mi piace più, è troppo sfruttamento, ho trovato qualcosa che forse è leggermente migliore, ma anche una strategia del capitale stesso per diminuire i rischi di controlli, per diminuire i rischi di essere multati perché il lavoro nero viene trovato. Questo da un lato la possibilità di creare rete, di creare organizzazione. Dall'altro lato però esistono anche le vecchie strutture sindacali, praticamente le organizzazioni sindacali e confederali non riescono nel loro lavoro quotidiano a riconoscere il soggetto del lavoratore a nero come soggetto esistente, organizzabile, prima cosa perché esiste ancora questo approccio categoriale della forza lavoro. E dall'altro lato anche perché spesso e troppo spesso il lavoro a nero viene legato a una situazione di per esempio mancanza di permesso di soggiorno, cioè legato specificamente a lavoratori immigrati che forse stanno sui cantieri o in certi settori dell'industria, ma non in posti dove praticamente si vede il lavoratore da fuori, anche perché la vita turistica, comunque se uno passa davanti a Napoli sotterranea la vede, su un cantiere è un po' più difficile, in una fabbrica ancora più difficile. Nelle vigne, cioè in tutte sedi esattamente. Perciò questa problematica praticamente dell'approccio categoriale, ma anche di capire il lavoro a nero come qualcosa di legato all'immigrazione soprattutto, non permette neanche ai sindacati di capire i lavoratori a nero come soggetti organizzabili. E in più nell'ambito del turismo le associazioni e i sindacati sono orientati piuttosto verso le guide abilitate e ufficiali che hanno il patentino eccetera, che sono soprattutto lavoratori autonomi con partita IVA eccetera. Perciò noi abbiamo comunque riconosciuto come Camera del Lavoro la possibilità di intervenire in questo ambito, perché comunque è molto selvaggio questo ambito del turismo, ma che esiste un enorme potenziale di intervenire. Infatti a partire da là abbiamo iniziato la nostra mobilitazione, a partire anche da compagni nostri che stanno all'OPG, che hanno lavorato sia come guide ma anche soprattutto poi nella pizzeria di Napoli Sotterranea che si chiama Le Sorelle Bandiera, e abbiamo lanciato proprio un lavoro, anche una campagna, un lavoro di organizing, come si dice in inglese, cioè proprio di non è la classica situazione che c'è una vertenza sul posto di lavoro e i media ne parlano, i giornali ne parlano, noi andiamo là per sostenere i lavoratori che già sono organizzati, forse in un sindacato si stanno mobilitando, ma cioè, andiamo noi con una campagna, con una prospettiva, anche producendo del materiale con degli avvocati, come questo fuscolo che poi trovate pure dietro che potete prendere, cioè, capire, cioè, per andare là e far capire o capire meglio insieme come ci si può organizzare. Questo sicuramente è una via che abbiamo insistito, cioè siamo andati là, abbiamo fatto del questo opuscolo, abbiamo fatto lo sportello legale anche itinerante in città per far capire, cioè per parlare alla gente direttamente del lavoro a nero e delle possibilità che esistono per comunque vincere anche delle lotte. Poi abbiamo fatto un lungo
importante lavoro d'aggregazione anche nella Camera Popolare del Lavoro stesso, cioè nelle nostre strutture dell'ex OPG, anche perché l'organizzazione non avviene sui posti di lavoro direttamente, forse come in altri settori, perché ci sono troppi controlli da parte del padrone, perché il ricatto è ancora più grande che in altri settori, e perciò è stato importante anche creare questo spazio come Camera del Lavoro, un posto, un luogo dove abbiamo potuto seguire i lavoratori, dove abbiamo comunque fatto riunioni settimanali per costruire anche un rapporto stretto di confidenza con i lavoratori. Questo è importantissimo perché non può mancare per creare una base per lottare insieme questa confidenza con i lavoratori. Poi questa è stata la prima cosa, ovviamente, organizzare i lavoratori a nero, per dirla in parole povere. Poi la seconda cosa è proprio fare anche una denuncia, cioè il lavoro d'approfondimento del capire cosa sono le condizioni di lavoro in quel settore, alla Napoli sotterranea, e sviluppare anche dei metodi, degli strumenti che denunciano questo sfruttamento del lavoro a nero. E non so se alcuni di voi forse l'hanno potuto vedere, abbiamo fatto una video denuncia che è uscita tipo un mese e mezzo fa, con testimonianze dirette dei lavoratori, seguita anche da una conferenza stampa che è stata molto seguita da altri compagni, ma anche da altri lavoratori neri, perché con l'uscita della denuncia, della video denuncia, che è stata anche ripresa da giornali nazionali tipo Repubblica, l'ha messo sul sito internet il video e tutto, tantissimi lavoratori, ex lavoratori a nero di Napoli sotterranea, ma anche altri lavoratori del settore del turismo ci hanno contattato, e in questo modo siamo riusciti a crescere anche come quantità di lavoratori che volevano fare qualcosa contro, denunciare praticamente lo sfruttamento a Napoli sotterranea. Dopo questa video denuncia abbiamo fatto anche delle mobilitazioni larghe, cioè appellando alla solidarietà popolare direttamente davanti a Napoli sotterranea. Abbiamo fatto un presidio davanti a Napoli sotterranea con una partecipazione molto larga, denunciando Albertini, lo sfruttamento a Napoli sotterranea. Abbiamo vestendoci anche da fantasmi, infatti dall'AISI abbiamo lanciato questa campagna Non esisto ma ci sono, cioè proprio contro il lavoro nero, usciamo dal sottosuolo. Questo è stato lo slogan praticamente. Siamo assistiti dal fantasma, siamo andati là per far capire anche simbolicamente che appariamo come fantasma, ma esistiamo realmente. Questo è stato veramente un momento anche molto importante per l'aggregazione, perché a partire da là siamo riusciti pure ad allargarci e a diventare di nuovo più persone. L'altra cosa che abbiamo fatto è la pressione sulle istituzioni, cioè a livello INAIL, INPS, cioè tutte queste questioni della salute, tutti i contributi sociali che non vengono pagati se si è nero, e soprattutto, e questo è stato importantissimo, sull'ispettorato del lavoro. L'ispettorato del lavoro che praticamente deve proprio controllare le condizioni, le situazioni lavorative, ma che molto spesso si vede che esiste una grandissima contraddizione in questo ispettorato. Infatti noi, interpellando l'ispettorato tipo due o tre settimane fa, abbiamo avuto delle reazioni molto arroganti dai responsabili dell'ispettorato. Il responsabile diceva sì, ma voi lavoratori a nero venite adesso dopo 2 anni, dovevate venire prima, c'è una risposta molto arrogante. L'ispettorato non capisce che la situazione lavorativa di queste guide turistiche c'è un ricatto incredibile, di una precarietà incredibile, e che maggiormente si tratta della prima esperienza lavorativa, che è molto difficile in quel momento reagire anche a livello di organizzarsi, fare appello all'ispettorato, eccetera. Perciò questo primo impatto con l'ispettorato è stato molto negativo, ma si vede anche che da un lato sono anche elementi soggettivi che portano a questa situazione. Per esempio, su nostre persone poi hanno fatto realmente un controllo a Napoli sotterranea il 15 novembre, cioè una settimana fa, e i lavoratori che stavano là, con cui siamo in contatto, ci hanno raccontato la situazione allucinante. Praticamente arriva l'ispettorato, cioè l'ispettore del lavoro,
e subito capiscono al di dentro di Napoli Sotterranea che viene l'ispettorato, mandano giù delle persone per dire che devono in qualche modo organizzarsi giù. C'erano tre guide con tre gruppi, di cui le due guide che stavano a nero e uno contrattualizzato, perché questa è una delle poche vittorie, hanno iniziato a fare i contratti dopo la denuncia. E praticamente al di dentro di Napoli Sotterraneo poi si sono messi che cioè la guida che è il contratto ha ripreso tutti e tre i gruppi insieme, cioè da 25 persone che aveva adesso 75, e i due lavoratori a nero si sono finti da turisti. Sono saliti su, l'ispettore ha fatto non so cosa esattamente e poi se n'è andato. Cioè, una cosa incredibile, che è proprio un'ingenuità incredibile dell'ispettorato anche nelle situazioni concrete, e questo è un elemento soggettivo praticamente, cioè fare il lavoro come si deve fare non è tanto complicato secondo me, se uno ha comunque la sensibilità, cioè, però esiste chiaramente anche un elemento oggettivo di problematica dell'ispettorato, proprio in Toscana a Lucca. C'è stata la protesta degli ispettori di lavoro che dicono non abbiamo le condizioni, non siamo messi in condizione per fare il nostro lavoro come si deve, e questa è una cosa che ci raccontano da tantissimi ispettori del lavoro, che negli ultimi 10-15 anni comunque ci sono stati dei cambiamenti anche al di dentro dell'ispettorato per veramente fare il lavoro come si deve. Perciò secondo me la questione dell'ispettorato è importantissima, perché è uno strumento veramente anche in mano ai lavoratori, può essere uno strumento in mano ai lavoratori, però è complicato il rapporto tra lavoratori e ispettorato, e anche spesso l'ispettorato che ha comunque contatti con certi padroni che riescono ad influenzare poi il controllo. Allora, avevo detto, prima cosa che abbiamo fatto, organizzazione dei lavoratori, seconda cosa la denuncia pubblica, fare veramente mobilitazioni pubbliche, la terza cosa naturalmente l'avvertenza legale, cioè l'avvertenza legale che è con lo sportello contro lo sfruttamento che abbiamo a Napoli, con gli avvocati che ci aiutano quotidianamente veramente a fare questo lavoro. A livello legale abbiamo praticamente accompagnato l'avvertenza, la denuncia pubblica, con delle lettere di messa in mora. Cioè, queste lettere di messa in mora che se non si è lavorato più di 5 anni, per inviare adesso la lettera di messa in mora il rapporto di lavoro non può essere più vecchio del 2012, perché ci sono questi 5 anni di tempo che uno può inviare la lettera, che è una lettera che manda l'avvocato a nome del lavoratore o dell'ex lavoratore al padrone, chiarificando che io ho lavorato da te con queste condizioni di lavoro, e maggiormente la risposta del padrone, che deve venire entro 5 giorni se non erro, maggiormente è ok, riconosco il problema, ti dovrei pagare 5.000 euro. Troviamoci in mezzo, ti pago 2.000 euro e la cosa è finita. Invece no, Albertini ha risposto con un modo molto arrogante, dicendo: io poi non vi conosco, voi non avete mai lavorato per noi. Perciò là si vede anche proprio il conflitto come violento, cioè come reagisce lui. E all'inizio dell'avvertenza praticamente abbiamo messo insieme erano 5 lavoratori che hanno inviato la lettera e che hanno pure che vogliono fare l'avvertenza legale, e nell'ambito adesso dello sviluppo di questo tutto con l'aggregazione di altri lavoratori, lunedì prossimo praticamente invieremo altre 10 lettere, perciò abbiamo comunque un ampliamento del a livello quantitativo della mobilitazione. Per riassumere un po' questa cosa, la prospettiva nostra è sempre veramente del controllo popolare, cioè nel senso, noi vogliamo fare il controllo dei posti di lavoro, noi vogliamo pure fare il controllo dell'ispettorato, perché se l'ispettorato non fa il lavoro come si deve, dobbiamo controllare pure là che si faccia il lavoro in modo giusto. Il controllo anche a livello di che modo l'università fa delle convenzioni con Napoli Sotterranea per mandare gli studenti a fare i tirocini, perciò veramente questo controllo popolare come metodo per migliorare le condizioni di lavoro di queste guide.
Infatti ci sono state delle piccole vittorie, nel senso che dopo la denuncia, dopo che il video è uscito, realmente Albertini ha iniziato a fare dei contratti, ha fatto anche dei cambiamenti nella struttura stessa di Napoli Sotterranea, perché si è reso conto che le candele forse sono veramente pericolose e ha iniziato a mettere dei lumini elettrici, perciò esistono dei piccoli cambiamenti, ma chiaramente non è niente in confronto a quello che vogliamo arrivare, e perciò dobbiamo andare avanti. Infatti queste poi sono, per finire, per concludere, le questioni anche centrali e le difficoltà per il futuro, praticamente come continuare a costruire questa forza, questo potere dei lavoratori a nero, che adesso i lavoratori sono usciti sempre in modo anonimo, non hanno fatto vedere le loro facce, ma per influenzare ancora di più, cioè per aumentare la pressione su Napoli Sotterranea, forse a un certo momento dobbiamo comunque far vedere anche i volti di queste persone che hanno lavorato là. Il rapporto anche tra campagna larga e la vertenza stretta legale, in che rapporto stanno questi due livelli di mobilitazione, là dobbiamo capire meglio in che direzione andare. E alla fine, secondo noi, si pone anche la domanda, con questo concludo veramente, cioè noi stiamo facendo una mobilitazione su un sito turistico con delle guide specifiche che hanno lavorato là, e come possiamo però fare una transizione da questa campagna legata strettamente a Napoli Sotterranea a una campagna che va proprio al di là, che tenta a coinvolgere tutti i lavoratori a nero, e anche in una prospettiva forse di creare un sindacato dei lavoratori a nero. Questa è una domanda grande e aperta che possiamo pure discutere.